C'era una volta un uomo di nome Marco che aveva bisogno di un nuovo materasso. La vecchia brandina che aveva da anni non era più comoda come una volta e ogni notte si svegliava con dolori al collo e alla schiena. Così Marco decise che era giunto il momento di investire in un nuovo materasso. Ma scegliere il materasso giusto era un compito difficile. Ce n'erano di tanti tipi e così diversi che Marco non sapeva da dove cominciare. Allora iniziò a leggere recensioni, classifiche di prodotti online e a parlare con amici e conoscenti, ma ancora non riusciva a decidere. Poi, un giorno, un amico esperto gli diede un consiglio prezioso. Considera i tuoi gusti e le tue esigenze e cerca un materasso che sia comodo, sostenibile e che rispetti il tuo budget, ma soprattutto non comprare scatola chiusa. Marco decise di seguire il consiglio, così smise di fare ricerche online, fece visita ad un negozio di materassi e si concentrò su questi fattori importanti. Una persona reale ed esperta gli fece provare diversi materassi, considerando la sua postura, il supporto e la comodità. Gli spiegò come erano fatti, gli diede molti suggerimenti e alla fine trovò il materasso perfetto, che gli offriva il comfort che cercava e rispettava il suo budget. Ora Marco dorme serenamente ogni notte e non si sveglia più con i dolori. Ha imparato anche che scegliere il materasso giusto può essere difficile, ma seguendo i propri gusti, le proprie esigenze e facendosi guidare personalmente da un professionista esperto, si può ancora trovare la soluzione perfetta. Ma cosa gli avrà suggerito questo professionista quando era nel suo negozio per aiutarlo a trovare il materasso adatto? Ecco i 6 suggerimenti utili per l'acquisto del tuo nuovo materasso. Determina il tipo di sonno. Ti piace dormire su un lato, a pancia in giù, oppure sulla schiena? Consideralo. È importante perché ciascun tipo di sonno richiede un tipo specifico di supporto. Ad esempio, un materasso più rigido potrebbe essere più adatto a chi dorme prono oppure supino, mentre un materasso più morbido potrebbe essere meglio per chi dorme su un lato. Conosci il tuo peso e la tua altezza. Il peso e l'altezza influiscono sul livello di comfort e sul supporto che un materasso può offrire. Ad esempio, una persona più pesante potrebbe avere bisogno di un materasso più rigido per evitare di affondare troppo, mentre un materasso più morbido potrebbe essere maggiormente adatto alle persone più leggere. Se sei particolarmente alto, ti servirà un letto ed un materasso più lungo rispetto alla misura standard. E questo non è così scontato perché sono molte le persone alte che dormono con i piedi che escono dal fondo del letto. Scegli il tipo di materasso. Esistono molti tipi di materassi come memory foam, in gomma piuma, in lattice, a molle insacchettate e molti altri. Per non comprare un materasso a caso, devi tenere presente che le molle tendono a respingere, mentre gli schiumati tendono ad accogliere. Considera qual è il tipo di materasso più adatto a te, in base alle tue esigenze e preferenze. Ricorda che il materiale di cui è composta la lastra del materasso influenza la sua durata e la capacità di mantenere la forma del tempo. Valuta la densità della lastra. Anche la densità del materiale interno al materasso ne influenza la durata e la capacità di mantenere la forma nel tempo. Un materasso con una densità più elevata solitamente dura più a lungo ed offre un supporto migliore a pesi maggiori rispetto a un materasso con una densità più bassa che invece risulta più adatto a chi pesa di meno. Prova il materasso. Se ti è possibile, non acquistare un materasso senza averlo provato prima. La maggior parte dei negozi di materassi ti permette di sdraiarti sul materasso per alcuni minuti per verificarne il comfort. Questa prova non ti aiuta ad avere la certezza matematica di un sonno comodo, ma ti permette di capire, per sommi capi, se la portanza del materasso in esame è più o meno adatta al tuo gusto o alle tue esigenze. Considera il prezzo. La convenienza può essere un fattore importante nella scelta del materasso, ma non dovrebbe essere l'unico, soprattutto perché lo userai per almeno un terzo della tua giornata, per tutti i giorni dell'anno. Un materasso di alta qualità e più costoso probabilmente durerà più a lungo e ti offrirà un sonno più confortevole rispetto a un materasso economico, ma di bassa qualità. Con questo non ti sto dicendo che dovresti spendere cifre folli per il tuo nuovo materasso, ma potresti certamente trovare un compromesso che ti permetta di avere un buon prodotto senza necessariamente comprare il top di gamma se proprio non te lo puoi permettere, ma neppure il più economico. In generale, per ottenere ciò che desideriamo, dobbiamo prendere decisioni informate e basate sulle nostre esigenze personali. Dobbiamo confrontarci con figure professionali che ne sanno più di noi e che possano guidarci in modo onesto, senza distrarci con troppi sconti o regali.
Scegliere il materasso giusto non significa semplicemente comprare una bella scatola o una foto ben fatta, ma significa scegliere un prodotto che soddisfi le nostre esigenze personali. Seguendo questo principio potrai migliorare la qualità della tua vita e trovare la soluzione perfetta per le tue esigenze. Così, la prossima volta che ti troverai ad affrontare una scelta complicata, come quella di scegliere il tuo nuovo materasso, ricorda di considerare i tuoi gusti personali e di scegliere in base alle tue esigenze. Troverai la soddisfazione e la felicità che meriti. A presto!